Il duca Vincenzo nacque a Mantova il 21 settembre 1562 e morì il 18 febbraio 1612. Salì al trono nel 1587. Il duca fu uno dei grandi principi del Rinascimento. Sotto la sua signoria, Mantova brillò più che mai come centro delle arti in Italia. Di carattere completamente opposto a quello del padre, Vincenzo si distinse per la sua generosità, per le sue sregolatezze, nonché per il lusso più sfrenato. Organizzò tre spedizioni in Ungheria per combattere contro i turchi, ma le spedizioni fecero notizia più che per motivi militari, per le feste e i ricevimenti offerti ai nemici. Altra sua impresa fu la costruzione della potente cittadella di Casale Monferrato. Alla sua corte tenne il musicista Claudio Monteverdi, il quale creò per lui il primo melodramma. Per la rappresentazione dell'opera teatrale, il duca Vincenzo fece costruire un teatro che poteva ospitare più di 1.000 spettatori. L'edificio fu distrutto durante il sacco di Mantova. L'architetto Giuseppe Dattari fu l'autore della sua residenza di caccia a Bosco Fontana nei pressi di Marmirolo. Nel 1592 accolse l'architetto cremonese Antonio Maria Viani, che decorò alcune stanze del palazzo ducale di Mantova e costruì in città alcuni palazzi, le chiese di San Maurizio e Sant'Orsola, e soprattutto la grandiosa cripta della Basilica di Sant'Andrea. Vincenzo scoprì durante un viaggio nelle Fiandre il giovane pittore che in seguito divenne uno dei maggiori artisti barocchi, Rubens, e lo condusse con sé a Mantova. Qui Rubens creò i suoi primi capolavori e svolse per Vincenzo anche incarichi diplomatici. Nel 1608 Vincenzo fondò un ordine cavalleresco che prese il nome dalla reliquia del preziosissimo sangue di Gesù, venerata nella Basilica di Sant'Andrea. Morì il 18 febbraio 1612 e con solenni esequie venne tumulato nella cripta della Basilica di Sant'Andrea accanto alla moglie Eleonora.
hanno un lusso e una raffinatezza che inducevano l'imperatore a mandare degli emissari in segreto a guardare quello che faceva il Duca di Mantova e poi lui copiava.